in questo numero di Turismo Magazine. 33 milioni per l'open air. Da Enit un bollino di qualità per i film che promuovono il settore. Nel 2024 verso nuovo record per i porti croceristici italiani. Con l'approvazione alla Camera del DL Qualità dell'Aria è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un fondo con una dotazione di quasi 33 milioni per il 2023. La disposizione prevede che tali risorse siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative proposti dai comuni italiani e volti alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici, volti alla valorizzazione del turismo all'aria aperta, attraverso apposito bando da pubblicarsi da parte del Ministero. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè, l'approvazione del DL è un'ottima notizia per il comparto. Con l'istituzione di questo fondo si dà una risposta concreta alle richieste di uno dei segmenti del turismo, quello all'aria aperta, che rappresenta un trend in costante crescita. Ho avuto modo di confrontarmi già in diverse occasioni con le associazioni di categoria e mappare le relative esigenze intervenendo con tempestività. In questo modo si sostiene sempre di più la differenziazione dell'offerta turistica rispondendo alle crescenti richieste di sostenibilità del turismo ed implementando quindi le politiche di destagionalizzazione. Un bollino di qualità ai film che promuovono il turismo e l'Italia nel mondo. Il Ministero del Turismo e Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, hanno preso parte alla Festa del Cinema di Roma, coinvolgendo numerose realtà culturali della capitale e d'Italia. Protagonisti i luoghi della penisola che sono finestre dei lifestyle e delle eccellenze italiane. I territori vengono evocati attraverso richiami per immagine. La potenza suggestiva del cinema si fa narrazione e immaginazione per invogliare e stimolare sempre di più la promozione del turismo e del viaggio in Italia. Enit ha attribuito un bollino denominato Viaggio in Italia a una selezione di film che meglio valorizzano il territorio e il bollino è visibile all'interno della scheda dedicata a ciascun film selezionato e inserito all'interno del catalogo del programma ufficiale della festa. Per Enit il cinema rappresenta una forma di comunicazione fondamentale per attrarre un pubblico ampio, articolato per target precisi e per aree geografiche, fasce d'età, profili culturali. L'Italia, anche storicamente, vanta una delle industrie cinematografiche più note e apprezzate a livello mondiale e le sue città e paesaggi hanno rappresentato il palcoscenico di pellicole entrate nella storia collettiva mondiale. Molte produzioni internazionali scelgono l'Italia per girare film di grande successo. Non si arresta la crescita del turismo croceristico in Italia. Secondo la nuova edizione dell'Italian Cruise Watch, nel 2024 i porti croceristici italiani registreranno un nuovo record per quanto riguarda il numero di passeggeri movimentati. Per quanto riguarda il traffico croceristico, secondo Risposte Turismo, il prossimo anno verrà superata per la prima volta la soglia dei 13 milioni di passeggeri movimentati. Il risultato atteso per il 2024 è frutto della proiezione effettuata sulle previsioni di 35 porti, rappresentativi rispettivamente del 97% del traffico croceristico nazionale e dell'86% delle toccate nave. E secondo la metodologia utilizzata dai ricercatori di Risposte Turismo, tiene conto di numerosi fattori capaci di incidere sulle stime di traffico nel medio periodo, tra i quali i possibili cambi di itinerari delle navi durante la stagione e l'occupazione media attesa delle navi. Nel dettaglio, Civitavecchia sarà sempre il porto leader nazionale e tra i principali a livello mondiale, superando per la prima volta la soglia dei 3 milioni di passeggeri movimentati. Invariate le altre posizioni sul podio, con Napoli a consolidare ulteriormente la seconda posizione davanti a Genova. A seguire Palermo, che proseguirà il suo trend di crescita, raggiungendo la soglia del milione di croceristi movimentati, aggiornando il record storico atteso a fine 2023 ed entrando nel Club del Milione.